Ciao bambini, avete sentito la storia dell'ape Ebe? È un'ape molto intelligente, molto curiosa e si diverte anche molto. Adesso vi faccio vedere come si diverte a volare nei modi più strani possibili. Facciamo un gioco insieme. Prendete una scatola, un coperchio di una scatola. Io le ho messo il foglio rosso perché si veda meglio, però voi potete lasciare anche solo il coperchio tranquillamente così. Poi prendiamo la farina bianca. Oppure se a casa avete della farina gialla va benissimo e lo versate sulla scatola, sul coperchio della scatola. Così. Cerchiamo di spalmarla bene e di coprire tutta la scatola. Ok, mettiamo ancora un po' qua. E adesso vi faccio vedere come vola l'ape Ebe. Prendete dei pezzi di carta e preparatevi delle carte. Su ogni carta disegnate dei tracciati diversi. L'ape Ebe, un giorno di pieno sole, decide di andare a volare vicino alle colline e così vola come la forma delle colline. Proviamo sulla farina a fare lo stesso disegno delle colline. Come fa l'ape Ebe che vola? In questo modo qua. Col dito segnate sulla farina questa traccia, cercando di fare delle colline più uguali possibili. Poi, come per magia, basta scrollare il coperchio della scatola ed ecco la tavola pronta. E vediamo cosa succede. L'ape Ebe decide di fare un volo come delle chiocciole di lumachine. Facciamo un bel giro con il dito sulla farina, poi sempre più piccolo, e poi ancora un altro, largo, e poi all'interno, sempre più piccolo, e poi largo, e poi all'interno, più piccolo. E poi scrolliamo di nuovo. L'ape Ebe si avvicina ad un castello e vede le forme stranissime della torre. E prova a volare come questa forma qui che vedete, questa traccia. Si va verso destra, si sale, destra, si scende, destra, si sale, destra, si scende e così via. Poi scrolliamo la farina. Poi da lontano vede delle bellissime montagne e allora decide di volare come la forma delle montagne. Sale e scende, va su e giù, cercando di fare delle linee oblique e delle montagne tutte alte uguali. Provate anche voi. Poi, quando va al mare, vede le onde, questa bellissima forma e prova a volare come le onde del mare, con delle belle onde rotonde su e giù. Ed ecco che al mare c'è un fortissimo vento. Proviamo a far tracciare questo vento. Dobbiamo fare delle linee che vanno avanti, curvano e tornano indietro e poi vanno di nuovo avanti, curvano e tornano indietro, avanti, torniamo indietro senza staccare mai il dito. Ma dopo il vento arriva la pioggia ed ecco che facciamo tante righe una vicino all'altra. Cerchiamo di farle tutte alte uguali, vicine, fino al fondo della scatola. Ma quando spunta il sole, sulla spiaggia compaiono tantissimi bambini che giocano con la palla. E allora l'ape Ebe prova a fare dei cerchiolini. Vola con dei cerchiolini tondi tondi. Provate anche voi. Quando
Quando vi siete divertiti abbastanza, potete chiedere alla mamma di prendere un foglio e di disegnare due righe parallele. Due righe parallele sono due righe che corrono vicine e non si incrociano mai. E all'interno di queste due righe provate con un pennarello a rifare lo stesso disegno delle carte. Buon lavoro a tutti!